Bene ragazzi, se nel video precedente ho spiegato la prima legge di Keplero utilizzando la legge di Newton, oggi partiamo dalla spiegazione attraverso la legge di Newton della seconda legge di Keplero. Allora, perché si parte da Newton? Perché, allora, se noi abbiamo un pianeta che sta girando attorno al nostro Sole, e potrebbe anche non percorrere una circonferenza ma un'ellisse, quindi non c'è nessuna differenza se percorre una circonferenza o un'ellisse, ok? Anzi, vabbè, in questo caso il pianeta ovviamente è sulla sua orbita. Allora, scrivo la seconda, diciamo, la legge di gravitazione universale, che ci dice che la forza, dal punto di vista vettoriale, riprendo il discorso che ho fatto per la prima legge, vale il modulo G per il prodotto delle masse fratto R quadro di quadro. Però attenzione che l'altra volta avevo messo delle piccole cosine in più, cioè avevo detto questa forza è un vettore, quindi ha una direzione e un verso, dato dal raggio versore, che è lungo 1, quindi non inficia sul modulo, ma crea la direzione e il verso, e poi mentre il raggio vettore va dal Sole, diciamo dal nostro punto fisso, al pianeta, questo è il raggio vettore, se poi lo prendo lungo 1 mi crea raggio versore, comunque la forza che il pianeta sente va come raggio versore o va come meno il suo raggio versore? Meno, perché il pianeta non scappa, ok, dal Sole, ma ci va contro. Quindi la forza è fatta così e quindi c'è un meno. È un meno che scrivo qui. Questo meno quindi ha un carattere di attrazione, ok? Perché lì va, cerca di volarli addosso, perché c'è attrazione. Bene. Allora, l'idea qual è, ragazzi? Che adesso mi metto nella situazione ellittica, perché così l'ho disegnata. Vi chiedo, in questo sistema c'è una forza, ma quanto vale il momento di questa forza? Allora qui, e poi vi spiego perché serve il momento, ovviamente. Qual è secondo voi il polo di riferimento, il punto fisso attorno a noi, attorno a cui noi guardiamo le cose? Il Sole. Quindi prendiamo il Sole come polo, ok? E tracciamo la congiungente che va da cosa? Dal polo al punto in cui è applicata la forza. È sempre stato così, per il calcolo del momento. Quindi il raggio vettore va dal polo al punto in cui è applicata la forza. Ed è proprio quello che io qui ho chiamato raggio vettore, proprio lo stesso. E la forza come va? Che l'ho disegnata prima in verde. Dall'altra parte. Ora voi mi dite quanto vale il momento di questa forza, perché vi ricordo che il momento come modulo è il modulo di R per il modulo di F per il seno, visto che è un prodotto vettoriale, dell'angolo tra R e F. Qual è l'angolo tra R e F? 0 o 180? 180. E uno va a destra, uno va a sinistra, ragazzi. Che angolo c'è tra questo raggio qui e questa forza qui? E per andare da uno all'altro devo percorrere 180 gradi, non ci vuole un ingegnere. Quindi, dalla legge di gravitazione, trovo come primo risultato il fatto che il momento della forza, di una forza gravitazionale fa zero, ok? Quindi i salti logici sono questi qua. Visto che la forza, ok, va come è radiale, questa cosa vuol dire che va come meno R verso R, vuol dire che è radiale, logicamente significa che il suo momento fa zero. La somma dei momenti fa zero, ce n'è soltanto una di forza, vabbè, però la somma dei momenti fa zero. Cosa vuol dire che la somma dei momenti fa zero?
No, questo non è una conseguenza, ma è la causa. Cioè, visto che F va come R, l'angolo va come 180, e visto che il momento è proporzionale al seno dell'angolo, allora il momento è nullo. E quindi, se la somma dei momenti è nullo, si conserva, che cosa, giusto Carlotta? Il momento angolare. Quindi, il momento angolare all'inizio in una certa configurazione è uguale al momento angolare alla fine, ok? Quindi, se noi guardiamo il sistema Sole-Terra dove il Sole è fermo e guardiamo il momento angolare prendendo come polo il Sole, è uguale. Allora, da qui, in due passaggi, noi dimostriamo una cosa che non è così scontata. Quindi, prendo adesso il mio sistema Terra-Sole e gli facciamo fare un giretto. Nel senso che prendiamo la nostra bellissima Terra, anzi, disegniamo l'orbita che fa la Terra, ok? Qui c'è il Sole, qui c'è la Terra. E il giochino è questo qui, ragazzi. Facciamo fare alla Terra un piccolo percorso, per un po' di tempo. Ad esempio, quest'arco, ragazzi, in giorni quanto è lungo? In giorni quanto è lungo questa orbita? 365 giorni. Facciamo passare un giorno, quindi un 365esimo di questa orbita. Quindi facciamo andare la Terra da qui a qua. Poi ci mettiamo in una configurazione tipo dall'altra parte e gli facciamo passare un altro po' di lo stesso giorno. Cioè passa un giorno da qui a qui come tempo e poi quando andiamo vicino al Sole facciamo sempre passare un giorno come tempo. Quindi il tempo che passa è lo stesso. Altrimenti il giochino che creo non ha senso. E poi guardo cosa mi combina il raggio vettore. Cioè il raggio vettore all'inizio è qui, poi pian piano cambia nel tempo, no? Passa qui, arriva qui. Fino a che arriva fino a un giorno. Quindi quando si dice che il raggio vettore spazza l'orbita, significa proprio che dovete immaginare che ha viaggiato per un giorno e quindi mi ha creato un'area, ok? L'area spazzata dal raggio vettore. Ecco, e vado dall'altra parte e disegno la stessa cosa. Quindi il mio raggio vettore che giustamente cambia nel tempo perché la Terra si sposta e mi crea un'area anche dall'altra parte. Bene, cosa dice Keplero? Che le due aree sono uguali, attenzione, perché per tempi uguali, un giorno di qua e un giorno di qua, le due aree sono uguali, ok? Se ovviamente qui prendevo un giorno e qui un mese non veniva. Quindi devo prendere tempi uguali. Per tempi uguali vengono spazzate aree uguali. Quindi quest'area, ok? Se questa vale A, la chiamo A1 e questa A2. Però io alla fine cosa voglio dimostrare? Che A1 è uguale ad A2. Quindi noi partiremo dal fatto, e sembra incredibile, dal fatto che partendo dalla conservazione del momento angolare, LI, che adesso chiamerò L1, no? Cioè il momento angolare uguale a L2, io a un certo punto arrivi al fatto che l'area in 1 è uguale all'area in 2. Sono tre passaggi matematici, però interessanti. Quindi, adesso lo facciamo velocemente. E vi chiedo, qual è la formula del momento angolare per corpi in rotazione? Cioè, noi cos'è che dobbiamo sapere?
come prerequisiti che il modulo, il momento angolare è uguale al momento di inerzia per la velocità angolare. Poi andiamo avanti con i passaggi, perché finché poi il momento di inerzia di un corpo puntiforme che gira attorno ad un centro, che poi è il nostro Sole, vale un mezzo mR quadro o mR quadro? mR quadro. Quindi m che cos'è, ragazzi? La massa del Sole o della Terra? Della Terra, ok? Perché è la massa del corpo che ruota. R che cos'è? Quindi non è il raggio della Terra, perché ho la Terra che gira attorno al Sole. La Terra è puntiforme, quindi non ha raggio in questa ipotesi. Se sta girando attorno al Sole, che cos'è R? È la distanza dalla Terra al Sole, che non è proprio uguale al raggio del Sole e al raggio della Terra. Quindi questo è quello che io chiamo, la chiamo R, ok? Però attenzione che è la distanza Terra-Sole alla seconda. Poi, quanto vale omega? Perché io poi devo arrivare ad una certa formula, lo lascio lì, però l'altra volta, prima noi abbiamo dimostrato matematicamente che quanto vale l'area di un settore circolare? Adesso, nel senso che, se io ho un cerchio e ho un certo angolo, quanto vale quest'area qui? Abbiamo dimostrato che vale un mezzo per l'angolo per raggio alla seconda, ok? Tanto che se l'angolo fa 2π greco, viene un mezzo per 2π greco, il 2 col 2 va via, e quindi viene π greco r quadro, che è l'area di tutto il cerchio. Quindi è una formula che va bene. Attenzione, θ espresso in radianti. Allora, partiamo da queste due cosine, che sembrano molto semplici, e andiamo avanti. Quindi, cosa vado a scrivere? Che L1 è uguale a L2? Partiamo dalla conservazione del momento angolare. Allora, L in 1 è uguale a L in 2. Intanto faccio l'uguaglianza tra i moduli, così prendiamo il carattere vettoriale. E allora devo scrivere il momento di inerzia che ha la Terra quando è molto lontana dal Sole, nel disegno prima, per la sua velocità angolare, uguale al momento di inerzia che ha dopo per la sua velocità angolare. Quindi, uno è quando è molto lontana, quello che poi noi chiameremo afelio, ad esempio, e due, per esempio, è quando è molto vicina. Okay? È un esempio, tanto per capirci. Cos'è che cambia qui, ragazzi? Cambia tutto. Perché I1, che cos'è? È il momento di inerzia quando siamo molto lontani. Quindi questo momento di inerzia è grande o piccolo? Pensate a come è costruito. Quando è molto lontano. Il raggio è molto grande, no? Quindi questo raggio, col cavolo che posso chiamarlo R, lo devo chiamare R1, perché è diverso da quando è molto vicino. Quindi sarà R1 alla seconda. Ragazzi, che cos'è omega 1? È la velocità angolare, ok? Quindi è quanto angolo percorre in un certo tempo, come la velocità è quanto spazio fa in un certo tempo, giusto? Quindi, posso chiamarlo così? È quanto angolo hai percorso in un certo tempo. La domanda è, adesso rifaccio il disegno perché altrimenti ci perdiamo. Se io sono qui, ci siamo che allora quest'area spazzata come angolo a questo qui, teta 1, mentre quello che prendo di là lo chiamerò teta 2. Domanda, il tempo lo prendo uguale o diverso? L'ho detto, altrimenti non funziona, no? E di là cosa scrivo quindi? Che tutte le cose col pedice 1 diventano col pedice 2. Perché R1 mediamente è questo qua. E R2 mediamente è questo qua. Abbiamo tutti gli ingredienti.
Tra un secondo arriviamo a dimostrare la seconda legge di Kepler, forse qualcuno l'ha già vista, perché adesso io scrivo, quindi, il momento di inerzia 2 non è nient'altro che mr2 alla seconda per il secondo angolo, che è piccolino, delta t. E allora ho dimostrato la seconda legge di Kepler. Perché? Allora, mm se ne vanno. I delta t se ne vanno perché sono uguali. Moltiplico magicamente per un mezzo di qua e di là, visto che tanto essendo uguali, se moltiplico per 0,5 di qua e di là è tanto lo stesso. E perché ho moltiplicato per un mezzo, ragazzi? Che sembra una cosa stupida? Guardate cosa ottengo. Ottengo che un mezzo R1 alla seconda per teta 1, cosa è uguale? A un mezzo R2 alla seconda per teta 2. Ebbene, e che cos'è la prima quantità e cos'è la seconda? Sono le aree. L'area di un settore circolare era mica un mezzo R quadro teta? E quindi io ho dimostrato, con tre passaggi, che partendo dalla conservazione del momento angolare, questa è l'area, è la prima area, e questa è la seconda. Quindi, facendo passare lo stesso tempo, attenzione, perché se il tempo era diverso non si semplificava, allora, l'area che noi creiamo con questo angolo piccolino è uguale all'area che noi creiamo con questo angolo più grande. Quindi c'è un'importante conseguenza, che ovviamente era già chiara a Kepler, per il fatto che, visto che passa lo stesso tempo, e qui il raggio vettore è molto grande, significa che questo archetto deve essere piccolino. Quindi, se nello stesso tempo fai un arco piccolino, vuol dire che la velocità con cui ti muovi lì mediamente è piccolina. Okay? Quindi, quando sei molto lontano dal Sole, la tua velocità è bassa. Invece, quando sei vicino, visto che nello stesso tempo devi creare la stessa area, e quindi devi ovviamente creare un arco maggiore, la tua velocità deve essere maggiore. Questo si può osservare perché la velocità in afelio e in periodo della Terra è diversa. Okay? E quindi potete anche controllare qual è la velocità in afelio e periodo e vedere che in periodo è leggermente maggiore che in afelio.